siamo al Salone Nautico di Venezia e qui siamo a bordo di Swan Shadow di Notor Swan, la imbarcazione a motore del cantiere finlandese. Noi siamo andati a parlare con chi ha creduto in questo progetto e l'ha reso una realtà. Qui a Venezia è avvenuto il talk, il Swan Motor Yacht Division Talk, e noi siamo andati proprio lì per sentire cosa avevano da dire e le novità in programma. Erano anni che si aspettava il momento di diversificare avendo anche il motore e dovevamo arrivare ad una certa maturità nel conoscere il vivere il mare non soltanto come velisti, e poi dovevamo trovare quell'idea di prodotto che ci permetteva di avere qualche cosa differenziante, qualcosa di nicchia, qualcosa che rispondesse a dei bisogni magari anche un po' diversi. Abbiamo iniziato a parlare con Jarkko Janssen e abbiamo sviluppato quello che poi è lo Shadow, no? Che ha in sé alcune caratteristiche che fanno parte della nostra storia, quindi lo stile che in qualche modo doveva ricordare alcune nostre barche a vela iconiche nella forma dello scafo, e dall'altra parte la performance, cioè noi abbiamo dato un task di avere una barca che non era una barca da corsa ma doveva essere una barca con delle ottime performance sia di velocità che di comfort con mare anche formato. Swan Shadow nasce come barca per rispondere alle molteplici esigenze di molteplici mercati. Era l'idea di fare una piattaforma tutta piana, senza soluzioni di continuità, con un sistema di add-on che permettesse a vari compratori di mettere i mobili dove preferivano, così da poter fruire al meglio tutto lo spazio. Ma in realtà l'idea di entrare nel mondo del motore con Elea, che viene dal nostro presidente Leonardo Ferragamo, nasce un po' come nostra interpretazione di quelli che sono i nostri valori Swan e di portarli in quello che è il mondo del motore. Abbiamo iniziato da un prodotto, appunto da una Shadow Boat, proprio per rispondere e dare un comune denominatore a quello che è il mondo delle nostre barche a vela, e poi ovviamente molte altre verranno presto. Lover Shadow in realtà è una risposta a quelle che sono delle esigenze a cui non eravamo capaci di rispondere appunto con lo Shadow, in quanto mentre lo Shadow è una barca walk around con un central console, Lover Shadow invece ha cercato di dare una maggiore abitabilità interna, quindi una prua chiusa puntata e una maggiore protezione in quello che è il pozzetto. Diciamo che il velista è qualcheduno che sul mare ci sta per tanto, magari rinunciando anche un po' al comfort, guarda le forme della barca molto di più che il motorista, no? Quindi deve essere una barca che non è solo per uscire, fare il bagno e tornare, ma deve essere una barca che ci accompagna in un'experience del mare totale.